Workshop B, Ravenna 2014, oggi parliamo di finanziamenti per l'innovazione sostenibile con Germana Di Falco. La sostenibilità è sicuramente il tema trasversale di tutta la politica dell'Unione Europea 2014-2020, è una delle tre parole d'ordine della crescita che l'Europa vuole per uscire dalla crisi, e questo significa che ci sarà ben più di un programma che potrà finanziare concretamente innovazione e ecoefficienza, quindi la sostenibilità sia per le imprese, sia per i cittadini, sia per i territori. Quello che tutti stiamo aspettando è l'apertura del nuovo programma LIFE, che sarà il programma quadro per l'ambiente, che è attesa a giorni e che sarà una enorme opportunità sia per imprenditori, sia per aziende, sia per enti locali, per ragionare fondamentalmente su tre grandi temi: tutto quello che è gestione ambientale e ambientalmente sostenibile, tutto quello che è valorizzazione della biodiversità, anche con attenzione al verde urbano, alla tutela di quelli che sono i germoplasma tipici, autoctoni, quindi tutte quelle che sono le specie minori della tradizione agricola italiana, e ovviamente quello che poi è riferito alle aree naturali, alle aree protette. Ma dentro LIFE ci sarà un terzo grande protagonista, un intero programma dedicato al cambiamento climatico e a come insieme possiamo affrontare una delle sfide non solo per l'Europa ma per l'umanità per i prossimi tempi. Ma al di fuori di questo, che sarà il programma per l'ambiente e la sostenibilità ambientale, è bene avere presente che appunto la sostenibilità ambientale può essere finanziata creando una complementarietà con altri programmi di finanziamento. Sicuramente tutta la programmazione dei fondi strutturali, sicuramente per il nuovo transfrontaliero Italia-Croazia ragionare sulla sostenibilità dello sviluppo anche legata al mare Adriatico, e guardando al mare Adriatico sarà uno dei temi. E poi l'innovazione a cui l'Europa punta anche con il nuovo programma Horizon 2020 prevede di guardare a tutto quello che è sostenibilità come grande sfida sociale a cui agganciare la ricerca di base, la ricerca di applicata, ma anche lo sviluppo di prodotti e di processi nuovi che possono essere brevettati ed esportati dall'Europa verso altri paesi. Come corollario di questo mi viene da aggiungere che sicuramente l'Europa sta anche facendo una strategia interamente dedicata a creare un innalzamento delle competenze verdi in qualunque tipo di profilo professionale. Questo significa continuità con una linea già avviata nel precedente periodo di programmazione che guarda i green jobs, ma anche una rilettura in chiave green di quelli che possono essere dei mestieri tradizionali e dei profili professionali apparentemente lontani ai temi ambientali. Quindi il quadro è complesso, quello che bisogna fare è fare rete, fare squadra, fare buoni progetti e ispirarsi con intelligenza a chi ha fatto prima e qualche volta anche fatto meglio di noi. Grazie. Grazie, dottoressa, grazie, buon lavoro.